Uomini e donne gossip, il nuovo tatuaggio di Ludovica Valli sulla mano. Uomini e donne gossip, Ludovica Valli mostra il suo nuovo tatuaggio. Ludovica Valli di Uomini e donne ha fatto un nuovo tatuaggio. L'ex tronista ha scelto di scrivere sulla sua pelle una frase, che pare rappresenti i momenti che sta vivendo attualmente. La sua storia con Fabio Ferrara, scelto durante la sua esperienza nel Trono Classico, è finita dopo qualche mese di amore. La Valli era molto presa dall'ex corteggiatore, ma i rispettivi caratteri non le avrebbero permesso di continuare questa relazione. Dopo di allora, Ludovica sembra non aver più ritrovato una persona che potesse far batterle il cuore. La piccola delle sorelle Valli cerca di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Sui social non parla quasi mai di se stessa, tranne i casi riguardanti l'alimentazione, il suo cane e le sue sorelle. La vita amorosa di Ludovica è, diciamo, segreta al momento. Pare, però, che attualmente non ci sia qualcuno in particolare che le possa far battere il cuore. La frase che lei si è tatuata nella parte interna della mano può essere, infatti, dedicata anche ad un amico o ad un familiare. I fan si sono mostrati subito curiosi, volendo sapere ovviamente a chi è dedicata la frase. Momenti della vita tatuati sulla pelle, così descrive il suo nuovo tatuaggio Ludovica. Questa volta la Valli ha scelto di scrivere sul suo corpo una frase, che le rappresenta questo periodo della sua vita. Ama chi ti ama, quando non ti ami. Ludovica ha scelto di condividere con i fan il nuovo tatuaggio. Non si sa a chi è riferito o se realmente può essere stato fatto per qualcuno. Un utente commenta la foto affermando, ad averlo chi ti ama. Così la Valli ha spiegato, in questo caso possono essere anche gli amici, i familiari, e generico. Gossip uomini e donne, nuovo tatuaggio per Ludovica Valli, ma arrivano anche le polemiche. Come potete vedere, Ludovica ha scritto la parola familiare e un utente l'ha ritenuta sbagliata. La Valli ha risposto alla polemica con un link che rivela che si può utilizzare questa espressione. Infine, Ludovica chiude il tutto scrivendo, leggete e acculturatevi prima di puntare il dito sulle persone. Ormai i personaggi noti sono costretti a rispondere alle critiche e alle accuse dei fan, che a volte risultano troppo pesanti. Ricordiamo, in questo caso, l'ultimo sfogo di Valentina Dallari prima di entrare in clinica.